Questa è una foto molto bella, è l'ultima foto di Irma Bandiera. Irma Bandiera è una ragazza che non aveva neanche 30 anni, militava nella 7ª Brigata GAP. E il 7 agosto del 1944 viene arrestata vicino a San Giorgio di Piano. Il giorno dopo il suo arresto viene portata a Bologna e consegnata a Renato Tartarotti, che era il comandante di una delle brigate nere più temute. Viene interrogata per una settimana, Irma non parla e il 14 di agosto viene portata al Meloncello, vicino a casa dei suoi genitori, viene uccisa e il corpo viene lasciato tutto il giorno in strada a Monito per la cittadinanza. La sera del 14 di agosto viene poi portata all'Istituto di Medicina Legale ed è qui che la storia di Irma Bandiera si incrocia con altre due storie. Quella di Giulio Gherardi, che era un barbiere, custode dell'Istituto di Medicina Legale, e quella di Filippo D'Aiutolo, un medico militante di giustizia, in Giustizia e Libertà, che utilizzava la fotografia come strumento di denuncia di tutto quello che stava succedendo. Fotografava i bombardamenti, fotografava le truppe di occupazione e fotografa anche i corpi di tutti i partigiani che vengono portati all'Istituto di Medicina Legale. Questo lo fa per creare uno strumento utile alle famiglie che cercavano i propri cari scomparsi. Ma questo documento servirà anche per i processi che verranno fatti nel dopoguerra. Questa è una foto importante da fare vedere perché a rischio della propria vita Filippo D'Aiutolo e anche Giulio Gherardi si spendono per fare questa documentazione e perché queste foto fossero viste.